Salve a tutti, io sono Vali Master e oggi sono qui per parlarvi del Macchi MC205 detto Veltro. Il primo prototipo di questo aereo volò nell'aprile del 1942. Progettato da Mario Castoldi, questo monoplano ad ala bassa, interamente metallico, con carrello retrattile, fu sviluppato sulla cellula dell'MC202. Il Veltro differiva dal Folgore per la copertura del motore e la presenza di due radiatori per l'olio laterali. Ben diverse erano però le prestazioni. Il nuovo modello aveva un motore Daimler-Benz DB605 da 1475 cavalli. Poteva toccare i 650 km/h e aveva un'autonomia di 950 km. Il Macchi MC205 fu il primo caccia italiano ad avere una potenza di fuoco notevole, con due cannoni da 20 mm e due mitragliatrici Breda da 7,7 mm. Il Veltro divenne operativo nell'aprile del 1943. Fu impiegato soprattutto in Sicilia e nel Mediterraneo e dopo l'armistizio dell'8 settembre venne schierato sul fronte sia dalla Repubblica Sociale Italiana sia dalle forze alleate. Il Macchi MC205 fu una macchina straordinaria per potenza, maneggevolezza e armamento. Ne furono prodotti 252 esemplari. Vennero inoltre creati da Castoldi due evoluzioni, l'MC206 e l'MC207, rimasti però solo come prototipi. Per oggi ho concluso, iscrivetevi al mio canale se vi sono piaciuto e grazie e ciao da Vale Master.